Allora, buon pomeriggio ragazzi, semistrani Carlo Martini, vi voglio far vedere soprattutto a Marco che col nonno che saluto ha avuto problemi alla germinazione dell'Atlantic Giant, semplicemente come fare per seminarli. Questa è la bustina da tre semi. Eccola qua, e questa la bustina da un seme che trovate su semistrani.it. Ho messo i semi, come spiego nella guida, 3 o 4 ore in ammollo, sono come vedete identici, insomma sono soliti, li ho presi dalle bustine. E niente, che c'è da fare? Si tiene 3 o 4 ore i semi in ammollo in acqua, dopodiché si piantano in un terriccio universale. Suggerisco un vaso più grande di questo, ma per questioni di spazio, insomma, ora vi faccio vedere. Voglio semplicemente farli germinare e per farvi vedere, insomma, come si fa. E niente, si pigliano, si prendono dopo l'ammollo e si mettono con una parte più appuntita verso il basso, così. Le vado a mettere qua. E si lascia fuori una puntina, così. Uno. Due. Tre. E quattro. Proprio in una maniera, secondo me, se più semplice ci possa essere. Ci ributto sopra un po' della sua acquetta, poca. E ecco, approfitto per fare questo video per fare questa cosa. Qui nella zona polverosa del modem ne metto uno qua, diciamo non sopra il modem, e quell'altro una parte più calda che dovrebbe portare a una buona temperatura sui 20 gradi, col, mi raccomando, sempre il filtro di legno, le metto qua. Ecco, semplicemente per vedere quale dei due nascerà. Qui c'è un termosifone che comunque sta sui 18 gradi, quindi quello che suggerisco sempre io di seminare in casa a 15-20 gradi in una zona in penombra. Ecco, già finita la semina. Si lascia qui e dovrebbero semigiare, se germogliare fra i 4 e 6 giorni. Quindi farò un video quando il primo germoglierà. A presto. Allora, eccoci amici, sempre con questo attrezzino regalato da Simone Buono, che è fantastico. E niente, sono passati esattamente 6 giorni e ho portato l'ambaradan qui all'esterno a godere di questo sole serale, mi raccomando. Allora, la prima, che questa è sbucata dopo addirittura 3 giorni. Poi, per quanto riguarda l'esperimento di metterla sul modem, assolutamente no, perché ho avuto insomma un'altra conferma, perché il terriccio si seccava subito. Quindi lasciarle, come sempre detto, a 15 20 gradi, 20 gradi, naga. Allora, lasciarla a 15-20 gradi e quelle nascono dai 3 ai 6 giorni. Quindi, ovviamente questo vasetto non va bene per seminare. Questa era solo una prova per verificare che i semi fossero fertili. Quindi provo a fare questa operazione, ecco, meno male, con una mano sola. Attenzione, mi raccomando, ecco, si libera il seme e questo glielo potete lasciare qua. Allora, che volete? Perché fa da primo fertilizzante. Qui le foglie piano piano si apriranno. Ecco, non forzare per carità. Poi guardiamo se si può fare anche qui, ma bisogna stare molto attenti.
comunque uno l'ho fatto e con una mano sola, ecco. Perché mi sono infilato a fare questa cosa? Eccolo. Benissimo. Si lascia anche questo. Poi questo, vedete? Si era smossa la terra. Poi quando il seme non si muove, ma si muove tutta la zolla, vuol dire che sotto sta andando. E questo uguale. Quindi direi un bel 4 su 4. Quindi ripeto. Non facciamo la cosa di mettere sul modem su un tappetino riscaldante, né di mettere sopra la pellicola come per i peperoncini, perché marciscono con la pellicola e con il modem invece o il tappeto riscaldante seccano subito, quindi evitare. Si mettono in vasetti più grandi di questo, 15-20 gradi in casa all'ombra, e dopo 3, 4, 5, 6 giorni, 10, sbucano completamente, ok? Un saluto a quel ragazzo e al nonno, ora io queste gliele spedirò solo per loro. Arrivederci.